Un saluto a tutti i cittadini che ci stanno guardando da parte dell'amministrazione comunale e dal Kiwanis Club di Melito Porto Salvo. Oggi siamo qui davanti all'ex mercato coperto, davanti a questo albero che è stato donato alla nostra cittadina dalla FIDAPA per sponsorizzare l'iniziativa Un dono più bello sotto l'albero. Questa iniziativa è stata sposata dall'amministrazione comunale grazie all'aiuto dell'associazione Kiwanis Club e alla FIDAPA che si è unita a noi in queste giornate, come ho detto in questi qualche giorno fa, di attesa verso qualcosa di che ci venga dal cuore, di un dono gioioso che ci venga dal cuore. Noi siamo qui oggi perché apriamo ufficialmente la donazione da parte di tutti voi cittadini, spero, e spero anche che anche le associazioni e i commercianti del territorio ci aiutino a fare questa raccolta di doni in favore di tutte quelle famiglie bisognose del territorio che purtroppo non hanno la possibilità di fare un regalo ai loro figli per questo Natale. Adesso passo la parola al presidente del Kiwanis. Buonasera, intanto volevo ricordare cos'è il Kiwanis. Il Kiwanis è un club service che fa beneficenza a livello internazionale verso i bimbi. A livello internazionale si impegna per quanto riguarda l'acquisto di tantissimi vaccini, migliaia di vaccini per il tetano neonatale, salvando così migliaia e migliaia di mamme e di bimbi. A livello locale abbiamo organizzato insieme al Comune di Melito Porto Salvo questa bellissima iniziativa per i bimbi meno fortunati, quindi una raccolta doni che poi credo che consegneremo entro il 23, il 24, 24 di dicembre verranno consegnati questi doni. Speriamo che i cittadini senz'altro saranno così sensibili a donare. Grazie. Volevo dire che questi doni possono essere portati qui al mercato coperto. Quando voi vedete il mercato coperto aperto, potete benissimo entrare o lasciarli anche qui sotto l'albero, che poi verrà fatta una raccolta da parte del Kiwanis o da parte dell'amministrazione a fine giornata, alla fine da oggi fino al 22 di dicembre, alla fine di queste giornate naturalmente verranno poi selezionati i doni. Non serve che vengano incartati, basta soltanto metterli in un sacchetto in modo che sappiamo a chi devono essere destinati, se a un bambino o ad un'altra bambina. Quindi io faccio proprio appello a tutti voi cittadini di essere con noi, di appello al vostro cuore, che sia generoso in questa iniziativa. Niente, io ho poco da aggiungere rispetto a quello che è stato detto, se non fare un appello un po' a tutti i cittadini del nostro comune per questa bellissima iniziativa, perché la solidarietà è importante. È il momento un po' di darci una mano, è il momento di stare tutti dalla stessa parte e si comincia anche dai piccoli gesti. In un'ottica di Natale solidale e di organizzazione un po' delle magie di questo Natale melitese del 2015, credo che questa, insieme ad altre iniziative che vanno a rientrare nella sfera del sociale, sia una delle più belle, perché il sorriso di un bambino riempie comunque di gioia un po' tutti gli adulti. Quindi non ci resta che ringraziare veramente il Kiwanis e un po' tutto il mondo delle associazioni che veramente ci sta dando una mano e sono molto attivi all'interno del nostro territorio, anche la FIDAPA per averci donato quest'albero e per essere altrettanto attiva. E ringraziamo il presidente quindi del Kiwanis e tutto il movimento, tutta l'organizzazione e invitiamo i cittadini a darci una mano. Collaborate perché rendiamo felici tanti bambini tutti insieme. Grazie. Nel salutare tutti voi vi auguro delle buone feste e un buon inizio anno naturalmente poi per quando sarà. Buone feste da parte di Salvatore Familiari e del Kiwanis Club Melito Porto Salvo e del Kiwanis Club International. Buon Natale a tutti da parte dell'amministrazione comunale.